ragazzi sarebbero migranti che vengono dalle comunità di accoglienza e dagli sprat palermitani, studenti universitari, alcuni di voi lo sanno, i ragazzi detenuti dell'Istituto Minorile Malaspina di Palermo. Hanno partecipato a delle attività, degli allenamenti di 3 sport diversi. Oggi si sono svolti tornei, come molti di voi sanno, di atletica e di calcetto. Siamo qui in presenza degli allenatori, Salvatore Labianca, allenatore di calcetto, Cesare Di Cesare, allenatore di atletica, e vorremmo premiare questi giovani che si sono divertiti e che hanno saputo cooperare e fare squadra. Semplicemente un indirizzo di saluto e di vicinanza nei confronti dell'Ateneo, nei confronti di tutti questi progetti, molti dei quali si svolgono all'interno del CUS e utilizzano lo sport come strumento per raggiungere l'obiettivo. Il concetto qual è? Il concetto è che, come dice il nostro sindaco di Palermo, a Palermo non abbiamo migranti, abbiamo soltanto cittadini di Palermo, chiunque arrivi diventa palermitano. Allora questo concetto, che è un concetto bello da dire, poi lo dobbiamo anche praticare. Sono specialmente colpito dalla riuscita, dalla resa e dall'atmosfera che gli organizzatori di questa interessante iniziativa sociale, scientifica e di promozione, diciamo, dello sport come strumento di aggregazione hanno creato. Dal nostro punto di vista, quindi io essendo una docente universitario, diciamo, ho visto dall'esterno questa iniziativa, l'ho vista crescere, ne ho sentito parlare e ho avuto modo di comprendere come possa essere allo stesso tempo, diciamo, molto complicato mettere a punto e a fuoco un'iniziativa per avere il coinvolgimento di partecipanti che abbiano queste caratteristiche particolari, ma allo stesso tempo quando si raggiungono questi tipi di risultati il successo secondo me permette di dire che è doppio. Io mi auguro che ci sia la possibilità di una seconda edizione e di poter utilizzare questa esperienza proprio per fare un progetto che comunque è veramente una risorsa importante, perché ci richiama ad una tematica che in questo momento storico in cui stiamo vivendo è fondamentale, che è quella di mettere insieme le persone, di evitare i conflitti, lui diceva poco fa l'inclusione. Credo che siano concetti che in questo periodo sono spesso dimenticati, per cui se noi iniziamo a lavorare con i ragazzi, che poi sono gli adulti del domani, credo che questo sia un elemento importantissimo. Partecipare a questi progetti che tendono a integrare, che tendono soprattutto a dare lo spazio a chi è diverso, e chi è diverso, perché la diversità non riguarda soltanto stranieri, chi è diverso può essere l'Italia, può essere comunque. Quindi già il CUS Palermo, come la sua prima missione, è quella anche di aprire le sue porte a tutti.
Lo spot, come lo sappiamo, è uno strumento che rompe tutte le barriere. Per noi fare parte, essere presenti, ha un senso, perché noi la fatica più grande dell'amministrare è quella di riuscire non solo a fare le cose, farle bene, riuscire a programmare quello che serve, ma anche a ricreare quel senso di comunità in cui nella città tutti si prendono cura di chi è più fragile in quel momento. E siccome fragili al turno ci siamo tutti per motivi diversi, riuscire a ricreare quel senso di comunità complessivo è la fatica più grande, e non è fuori dalla logica dell'amministrare, perché sennò metteremo soltanto firme e faremo soltanto atti amministrativi. Dice che lo sport, no, ci rende, ci mette tutti in un'unica squadra, quindi all'interno del campo di calcio, di pallavolo, di quello che sia, siamo tutti uguali, oppure perdiamo un po' le categorie di cui abbiamo parlato fino adesso, e quello che succedeva in campo. Purtroppo, per fortuna, questo non era sufficiente, quindi perché questo progetto poi ha previsto anche la parte dell'educazione non formale? Non bastava per l'eterogeneità dei gruppi che erano a confronto, per le condizioni delle strutture in cui ci trovavamo, c'era bisogno di un sostegno. L'educazione non formale faceva questa parte, il CEPES, diciamo, è la competenza che il CEPES ha soprattutto messo in questo progetto. L'educazione non formale, giusto per, mi piace sempre un po' dare un'identificazione, perché altrimenti parliamo di concetti che poi nella pratica non si conoscono, quindi se fossimo in un laboratorio di educazione non formale non saremmo seduti così, saremmo in cerchio, tutti saremmo allo stesso livello e voi sareste importanti quanto noi, anche più importanti di noi. Wow.